bentrovati. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Papa Francesco, ribadendo le parole del Vangelo, ha messo in guardia contro gli atteggiamenti ipocriti, condannandoli esplicitamente. L'ho fatto nella catechesi di oggi in Aula Paolo VI, nella quarta udienza generale del mercoledì dopo la ripresa, a seguito della pausa estiva. L'ipocrisia, denuncia il Papa, c'è anche tra gli uomini di Chiesa, è particolarmente detestabile, ha detto. Sentiamo le sue parole. Cos'è l'ipocrisia? Quando noi diciamo, state attento che quello è un ipocrita, cosa vogliamo dire? Cosa è l'ipocrisia? Si può dire che è paura per la verità. L'ipocrita ha paura per la verità. Si preferisce fingere piuttosto che essere se stessi. È come truccarsi l'anima, come truccarsi gli atteggiamenti, come truccarsi il modo di procedere. Non è la verità. No, ho paura di procedere come io sono. Io mi trucco con questi atteggiamenti. E la finzione impedisce il coraggio di dire apertamente la verità e così ci si sottrae facilmente all'obbligo di dirla sempre, dovunque e nonostante tutto. La finzione ti porta a questo, alle mezze verità. L'ipocrita è una persona che finge, lusinga e trae in inganno perché vive con una maschera sul volto e non ha il coraggio di confrontarsi con la verità. Per questo non è capace di amare veramente. Un ipocrita non sa amare. Si limita a vivere di egoismo e non ha la forza di mostrare con trasparenza il suo cuore. Ci sono molte situazioni in cui si può verificare l'ipocrisia. Spesso si nasconde nel luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i colleghi, mentre la competizione porta a colpirli alle spalle. Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che vivono uno sdoppiamento tra il pubblico e il privato. È particolarmente detestabile l'ipocrisia nella Chiesa. E purtroppo esiste l'ipocrisia nella Chiesa. E ci sono tanti cristiani e tanti ministri ipocriti. Non dovremmo mai dimenticare le parole del Signore. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no. E di più viene dal maligno.